ripartire da quello che rappresenta il comando del gioco nell'arte, rappresenta il comparto di notevolissima dimensione economica, sta diventando sempre di più perché si evolvono nuove possibilità di dedicarsi al gioco, ad esempio attraverso il web. Molto allargata la platea di questi giocatori, che quindi sta diventando un segmento economico rilevantissimo. In Italia, in particolare, pensate che la raccolta complessiva di videogiocate che riguarda tutte le tipologie di gioco ormai ha superato gli 80 miliardi di euro. In particolare con riferimento al segmento che specificamente interessa qui oggi, che è quello delle scommesse, anche lì il volume dei volumi economici sono grandissimi e sono dell'ordine di diversi miliardi di euro. Nel 2013, come raccolta la rete legale, la rete autorizzata, diciamo, da parte dell'amministrazione, si è trattato di circa 4 miliardi di euro di scommesse raccolte. Quindi capite bene quanto grande sia l'interesse economico. E inesorabilmente quando sono in gioco interessi economici importanti, purtroppo il rischio forte di determinate deviazioni esiste. Ed esiste in varie forme. Per quanto riguarda in generale il mondo del gioco, sappiamo che per le sue peculiarità c'è, per dire in generale, un rischio di riciclaggio di proventi da attività illecite. Ma un altro fenomeno, purtroppo di enormità degli interessi in gioco, alimenta, è quello alterare i meccanismi di gioco. Ecco, io partirei da questo concetto che però noi preoccupa in generale, che poi ci porta a un particolare match fixing di quello che scritto. L'alterazione del meccanismo in un comparto a grande dinamismo economico è chiaro che crea degli appetiti da parte di chi è male intenzionato. Chiunque capisce bene che alterare il meccanismo di gioco è ciò che può far ottenere dei grossissimi guadagni, magari con poca fatica. Proprio l'alterazione dei meccanismi nel mondo delle scommesse, nel segmento di gioco delle scommesse, si connota nel fenomeno che oggi qui discutiamo, appunto, del meccanismo. Che quindi è la principale forma, diciamo, di alterazione del regolare meccanismo del gioco e che rende appetibili dei grandi interessi in gioco. Proprio perché, sempre in generale, in particolare nel mondo delle scommesse, dietro il mondo del gioco comunque esistono questi rischi. Sono rischi che vanno poi a toccare, dal punto di vista di interessi collettivi, di interessi pubblici, quelli della sicurezza e della fede pubblica. Proprio per questo nel comparto del gioco c'è una particolare attenzione pubblica ovunque nel mondo, in Italia molto forte, c'è cioè un'attenzione molto forte, con un sistema regolatorio che proprio finalizzato a garantire nella massima misura possibile proprio la sicurezza e la fedeltà. Sicurezza del gioco, c'è un sistema trasparente, chiaro, di operatori autorizzati e controllati dall'autorità pubblica,
ma anche per la classe pubblica, chi gioca deve avere la garanzia che il risultato a cui lui punta, l'eventuale vincita, diventa effettivamente riconosciuto.